notte aperta alle baby gang. È finito in carcere. Sono le baby gang. A capo della baby gang. Una baby gang. Descrivimi che cos'è per voi NPT. Uno stile di vita. Siamo sul lago di Lecco, a pochi passi da Calolzio Corte, un paesino di poco più di 10.000 abitanti in cui è cresciuto Baby Gang, perché è in uscita il disco più importante della sua carriera, L'Angelo del Male. In primis perché al suo interno c'è un roster di artisti che farebbe invidia a chiunque, ma soprattutto perché dall'artista italiano più ascoltato in Europa ci aspettiamo un progetto che cambi le regole del gioco. La tracklist, come la copertina, è divisa in due parti, che rappresentano le due facce del personaggio Baby Gang, ma anche del ragazzo Zaccaria, angelo diavolo, bene male, bianco nero, che è anche il modo in cui lo percepisce il pubblico. Se per alcuni è un idolo, una bandiera, altri non riescono a scindere il personaggio, l'artista, dal suo passato burrascoso. Quindi la domanda a cui vogliamo rispondere è: perché è così importante questo disco per la carriera di Baby Gang? In Italia sono tutti uguali, o sono tutti amici o sono tutti rivali. Baby Gang, la cosa più figa di questo artista credo sia il nome. Abbiamo sempre tutti associato al termine baby gang un fenomeno criminale, negativo. Poi arriva un ragazzo da Lecco e ci dice che baby gang è un'altra cosa. Che baby gang può essere musica, può essere strada, può essere racconto, può essere rivalsa. La prima volta che ho sentito Baby Gang era con Bimbi Soldato, il brano insieme a Saki. Mio fratello farà ta-ta-ta alla prima infamata, ta, vende coco e cioccolata, butta tutta la sua giornata. E mi colpì subito per la sua voce e il suo volto che spaccava la telecamera. Era il 2021 con Cella 2. Bastardo e sento Tupac nella cella, frate a fianco e fanno tiki-taka, il capo Boston non lo sa manco, yo. Sono rimasta subito colpita da il modo crudo in cui descriveva certe realtà, dinamiche sociali che erano molto vicine a quello che aveva vissuto Baby Gang da ragazzo, la realtà innata e la violenza. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Allora, io prima che fosse Baby l'ho visto a Galbiate all'incontro con Bello Figo e era Pischello, ma proprio una cosa così con la bandana, e è salito sul palco. Io già lì la prima volta l'ho visto. È una delle tante, insomma. Ricordo la prima volta che ho ascoltato Baby Gang, avevo tipo 7 anni, un mio amico me l'ha fatto ascoltare, mi giuro mi piaceva tipo una canzone tipo che faceva da bambino, te lo giuro. Dormivo sui treni, mentre mamma mi chiamava, mi diceva vieni. Per noi ci rappresenta stratante come la nostra bandiera, no? La bandiera rappresenta la nazione, Baby Gang rappresenta Lecco, anche l'Italia secondo me ci rappresenta, giuro Baby Gang spacca. E anche Simba, insieme a Simba, giuro, sono cantanti che spaccano, Baby Gang e Simba, giuro. Continuerò sempre ad ascoltarli, non dimenticherò mai, giuro. Oh, è orgoglio di Lecco per me. Cioè, nel senso, lo conoscono fuori e dico, Lecco, non ti dicono più, leccami le palle. Ti dicono, ah cazzo, Baby Gang, ci sta, lo conosci. Quindi, bella per lui che ci fa conoscere le fighe. E basta. Tengo solo una mentalità, oh, gli sparo, mi spara. A livello numerico Baby Gang è migliorato molto dopo Mentalité, dopo il brano che lo ha visto collaborare con tantissimi artisti del panorama europeo. Baby Gang è l'artista più ascoltato in Europa. A volte sembra che qui in Italia ci accorgiamo dei talenti che abbiamo quando poi hanno successo a livello europeo, a livello internazionale. Con Baby credo che sia successa una cosa simile e credo che nella musica questo succeda perché alcuni artisti li tendiamo troppo a giudicare per i fatti di cronaca, per quello che sappiamo di loro, mentre invece all'estero eliminano tutto il superfluo e pensano solo alla musica. E credo che i risultati di Mentalité siano anche un po' un effetto di questa cosa qui. Baby è un artista generazionale. Se ti dico la parola Baby Gang, hai in mente un fan tipo di Baby Gang, che poi ci siamo resi conto che Baby lo ascoltano davvero tutti, perché altrimenti non avresti quei risultati. Uno dei rapper più conosciuti e più famosi all'interno delle nuove generazioni, ma non solo la seconda generazione, anche la nostra generazione, la mia, io ragazza di 23 anni di Napoli, la maggior parte delle mie amiche che hanno anche gusti musicali diversi dai miei ascoltano Baby Gang. Secondo me è il preferito delle nuove generazioni perché in qualche modo esprime quello che i ragazzi, le ragazze giovani hanno dentro. È un po' il portavoce di tutta questa generazione con i suoi pro e contro, che
mette alla luce effettivamente quali sono le difficoltà vere. E poi vabbè, anche magari i ragazzi che girano qua Lecco lo imitano molto, magari anche nel modo di vestirsi, nel modo di fare, e quindi comunque, cioè, si sente molto che questa è una piazza sua comunque. Quest'estate le canzoni di Baby Gang siano state un po' la colonna sonora della mia estate. Credo che col fatto che poi ha iniziato a relazionarsi anche con altri artisti della scena italiana, ha preso tutto il meglio che c'è nella scena italiana, ha iniziato a metterlo anche nelle sue canzoni, e credo che questa sia stata poi la svolta che ha portato a farlo conoscere in tutta l'Italia e poi nel resto d'Europa. Allora, io credo che anche a livello politico gli altri paesi siano molto più pronti ad accettare queste realtà rispetto all'Italia, e quindi il fatto che Baby Gang sia molto famoso anche in Francia c'entra anche molto il fatto che comunque è molto più sentita lì la questione anche magari dell'immigrazione, delle seconde generazioni, cioè se pensiamo magari al fatto che i francesi di adesso sono comunque di seconda, di terza generazione, sono molto più vicini alla sua realtà, sicuramente anche il fatto della lingua, ma io credo che sia proprio anche una questione più anche politica, cioè siano molto più inclini all'accettarlo. Semplicemente credo che sia l'incubo di questa società, perché siamo molto inclini e pronti a dire che le persone che arrivano da altri paesi siano la rovina della nostra società, del nostro paese. Semplicemente dovremmo imparare a accettarli e includerli nella nostra cultura e imparare anche noi qualcosa da loro, perché non sono quello che hanno commesso e sicuramente hanno molto da darci. Generazionale nel senso che rappresenta uno spaccato d'Italia, e credo che sia una cosa che è propria di 4-5 rapper in Italia al massimo. Noi siamo troppo real per questa scena inita. Giro con una sporca, non ho più un'arma pulita. Sto sopra una Bentley con a bordo la tua tipa. Pour quoi Baby Gang, pour vous, pour toi, c'est très important? C'est important pour nous, parce que pour nous les jeunes ici, pour nous, parce que c'est au réel, tu vois, non? Parce qu'on a vu comment elle a grandi, on a vu comment elle était petite quand elle avait 12 ans, maintenant elle a 20 ans, tu vois, non? Comment nous, on a grandi avec lui, on voit que c'est trop réel, c'est trop... On peut pas trop rester coin, tu vois, non? C'est trop réel. C'est trop important pour nous. C'est tous les jeunes comme ça. Baby Gang, pour vous, c'est pour vous et pour toutes les secondes générations en Italie, c'est un exemple. Pourquoi? C'est un exemple parce que beaucoup de jeunes, ils ont essayé de faire quelque chose, ils n'ont pas réussi à faire, ils n'ont pas fait beaucoup de steps, tu vois, non? Et puis, tu vois que Baby Gang, il a fait ça. Marie, nous, on voit ça comme un exemple. Comme une step pour aller là, il y a beaucoup de rappeurs dans l'allée. Ce sont beaucoup de rappeurs. Il y a des gens qui veulent faire des photographes, qui font comme ça, c'est normal. Parce qu'on voit que Baby Gang a fait ça. Beaucoup de jeunes avaient essayé de faire ça, ils ne sont pas réussis, tu vois. Alors, secondo me, tanti artisti hanno capito che Baby Gang, anche con le sue complicazioni e con tante difficoltà, è sempre stato il più forte. E tanta gente, cioè gli artisti, hanno capito che lui racconta solo la verità, perché secondo me quando hai tante complicazioni riesci a imparare, cioè che ti formano certe complicazioni, magari servono a crescere e magari a migliorare te stesso. Ammiro questa cosa di Baby, perché lui ogni volta cioè anche nel male riesce sempre a tirare fuori il bene dalle cose. Cioè con il braccialetto e la galera di mezzo è comunque il rapper, l'unico rapper nel più ascoltato in Italia e il rapper più ascoltato in Europa, anche col braccialetto e con la galera di mezzo. Tante persone non hanno vissuto quello che hanno vissuto i ragazzi, che magari, cioè, no, loro magari si sono spostati dal proprio paese e si sono dovuti ambientare, quindi è stato secondo me molto più difficile, e la gente è ignorante, quindi giudica anche se non sapendo un cazzo. Voglio andare in paradiso, non mi serve la visa né il viso da pentito. Sta vita anche da ricco, con i soldi farà schifo. Io credo poi un'altra cosa, che abbia riconosciuto i suoi errori, ma che abbia chiesto di non essere giudicato, perché può giudicare soltanto chi è in una posizione simile. Quindi io mi astengo da ogni giudizio. Baby Gang sta pagando, così come stanno pagando tanti ragazzi che hanno commesso degli errori. L'importante è, nel momento in cui si trova un bivio, decidere se farsi mangiare dalla vita oppure provare a redimersi. Baby Gang è un 2001, la gente si dimentica che sta pagando forse perché sta avendo successo, forse perché è giovane e sta raggiungendo qualcosa che gli altri non stanno raggiungendo. Eppure lui una pena l'ha pagata,
ha passato del tempo in casa da solo, ha passato del tempo in carcere, degli ostacoli lungo la strada ci sono stati. Stiamo parlando di un artista che ha avuto un enorme successo, ma che non ha avuto la possibilità di portare la sua musica in giro, non ha potuto fare DJ set, non ha potuto fare live, non ha potuto godersi il successo. Immaginate cosa sarebbe Baby Gang senza tutti quei limiti. Se vedete i numeri su Spotify, i numeri in generale che genera Baby, in realtà stiamo guardando dei numeri depotenziati. Mi ricordo quando tipo in Dragon Ball c'erano Junior o Goku che avevano queste tute pesantissime che ovviamente rallentavano i loro movimenti. Credo che Baby sia in una situazione simile e quindi mi auguro che al più presto si possa togliere questi vestiti pesanti di dosso. Baby Gang rappresenta il nemico pubblico italiano a tutti gli effetti. Penso che se qualche anno fa avessimo dato a uno sceneggiatore in mano la storia del rap italiano e gli avessimo detto di scrivere la storia di un antieroe, avrebbe scritto la storia di Baby Gang, la storia di un ragazzo di 23 anni che odiato dalla stampa, odiato dal mainstream italiano, ma per le nuove generazioni rappresenta il futuro che vorrebbero vedere. Ha una storia chiara e questa storia ad alcuni piace e ad alcuni non piace. Non piace all'Italia che non fa i conti con il suo passato, non piace all'Italia che non accetta quello che è successo negli ultimi 30 anni, non piace all'Italia che guarda indietro e non avanti. Pochi giorni fa ho fatto una ricerca, all'incirca una ventina di articoli online, per cercare cosa i media italiani dicessero di Baby Gang. Ed è assurdo che nella maggior parte di questi si facesse più menzione a Baby Gang criminale piuttosto che a Baby Gang rapper. Lo chiedo a voi, Baby Gang è il nemico pubblico numero uno? Grido forte Wally, io mi rispondo Wally, non passo il radio, ma passeggio l'aria, in un penitenziario, casa circondaria. Baby Gang è migliorato tantissimo con le scelte musicali, la scelta dei beat e anche un pochino di coraggio nel prendere scelte che nessun altro degli artisti italiani nel suo settore prende, quindi fare un po' quello che gli pare. Credo sia migliorato molto a livello artistico, soprattutto per le rime che adesso sono chiuse in maniera molto più musicale, c'è cioè una sonorità diversa rispetto a prima che erano molto più acerbe. La baciata, il pezzo cassa dritta, qualsiasi cosa li giri può andare bene se fatto a modo di Baby Gang. Più che dire in cosa è migliorato nel tempo, io direi Baby Gang è rimasto nel tempo. Tra 5 anni parleremo ancora di lui, tra 10 anni parleremo ancora di lui e non so ancora per quanto. Dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Questo disco è molto importante perché Baby è un artista importante, perché viene da un anno molto importante in cui sono successe tante cose e allora voglio sentire cosa ha da dire. Parliamo di un artista di successo che però all'attivo ha soltanto un progetto con un disco di platino, ovvero Innocente. E quando parliamo di rapper grossi parliamo sempre di artisti che hanno saputo rilasciare nel tempo progetti che arrivassero a 2-3 dischi di platino e anche oltre. Quindi per lui è importante in questo momento avere un progetto che riesca ad affermarlo anche da quel punto di vista. Questa è una cosa che in tanti si dimenticano, non ha mai avuto un disco con tutti questi featuring e quindi credo che davvero possa portare la sua carriera in una proiezione del tutto diversa. Ci riuscirà? Beh, con la tracklist che ha la risposta viene quasi in automatico, ma i grossi nomi ti permettono di vincere il primo giorno, sono le belle canzoni che ti aiutano poi a vincere la battaglia col tempo. Dietro se falchi ci stanno inseguendo. E perché secondo te lui rappresenta così tanto? Perché rispetta le persone. Rispetta tanto le persone. E io lo stimo perché quello che ha passato, quello che sta facendo, se lo merita col cuore, figa. Io ho detto che tutto quello che lui ha fatto, l'ha fatto con se stesso. Nessuno mai gli ha dato paf. L'ha fatto con la sua testa. E ce l'ha fatta arrivare. E grazie che ce l'hai fatta. E sei davanti a casa mia e ti voglio un bene dalla Madonna. Ti voglio bene e rimani sempre così. I miei gigi, i miei amici nelle Habs, metà vita nelle Habs. Entro, esco nelle Habs, i miei nomi nei quei muri nelle Habs. Questo è un disco importante, forse il più importante finora per Baby Gang, perché è la realtà effettiva che gli viene posta davanti, il bivio. Baby Gang, chi vuoi scegliere? Essere l'angelo o il male? Tengo solo una medaglia, e oh, gli sparo, mi sparo.